Salve web spettatori di Nano TV, siamo con l'assessore Monte della Polizia Municipale e con il comandante della Polizia Municipale, il dottor Nicomede De Lucia. Ieri qui, insomma, una tragedia sfiorata, come vediamo alle nostre spalle, una palazzina di due piani è crollata, sono 16 le famiglie, 15 le famiglie coinvolte in, diciamo, in questo cantiere del crollo, no? Sgommerati due palazzi che il comandante ha messo sotto sequestro per salvaguardare l'incolumità delle famiglie anche circostanti. In totale 50 le persone che da ieri, insomma, sono fuori casa, un quartiere cinturato, due strade chiuse, il territorio è quello di Frattaminore, via Liguori. Comandante, ci vuole spiegare i fatti, perché ieri qui a mezzogiorno voi siete arrivati sul posto, una chiamata, i primi scriccolii, si è aperta una voragine in mezzo al palazzo molto visibile che ha tirato addirittura delle auto dentro. Verso le 15.45, alla presenza di alcuni assessori comunali, del sindaco stesso Enzo Caso, davanti ai loro occhi il palazzo è crollato totalmente. Ci vuole raccontare che cosa è successo, i fatti, che cosa state facendo? Ma c'è ben poco da raccontare, è un episodio che per pura casualità non ha riportato entità drammatiche. Non ci sono morti, non ci sono feriti? Al momento no, ci sono state due autovetture, una Yaris e una 126 che sono state inghiottite dal baratro praticamente, perché c'è stata una voragine di circa 30 metri di profondità per una di 20 metri, così come accertato dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che sono intervenuti immediatamente sul posto. Ed è grazie alla disponibilità da parte degli stessi cittadini di Frattaminore, che ci hanno allertati e hanno allertato immediatamente anche altre autorità, che siamo giunti sul posto cercando di dare i primi soccorsi. E non ci aspettavamo sicuramente un crollo davanti ai vostri occhi, un crollo immediato, o perlomeno avevamo, diciamo, preventivato che le cose potessero durare un poco di tempo in più. E invece intorno alle 15.45, alla presenza del sindaco e dell'assessore Crescenzo Saviano e mia, dei carabinieri, della polizia e delle altre davanti agli occhi di tutti si è sbriciolato questo palazzo. Quali le cause secondo lei? Guardi, questo non glielo so dire, c'è l'autorità giudiziaria che sta seguendo il caso, si aspettano gli eventi da parte della magistratura. Ieri pomeriggio, ricordiamo, un incaricato del magistrato qui sul posto a fare i rilievi insieme ai tecnici comunali. Allora, innanzitutto, come abbiamo sistemato le famiglie? C'è stato un intervento sulle famiglie, assessore? Sì, sono state sistemate nelle varie negli alberghi qua dell'area nord di Napoli. Zona, sì, alcuni sono andati a casa dei familiari, quindi li abbiamo messi tutti in sicurezza, quindi per il momento. Sì. Come pensiamo di risolvere? Cosa può fare la politica in questi casi dove ci sono coinvolti palazzine dei privati? Sì, no? Noi ci impegneremo al più presto di risolvere la situazione e di far rientrare le famiglie nelle proprie abitazioni, e quindi man mano adesso vedremo l'evolversi degli eventi. Comandante, che possiamo aggiungere? Insomma, sul posto insieme a voi il comando dei carabinieri di Frattamaggiore, insomma la polizia anche, ma un grande elogio va ieri il sindaco l'ha detto, insomma, un grande lavoro della polizia locale che ha messo subito in sicurezza tutto il quartiere. Lei è da poco che è qui, qualche mese come comandante della polizia locale, come si sta trovando con il sindaco Caso? Benissimo, non mi aspettavo né un'accoglienza così né una gestione da parte di tutti, di un'amministrazione che è vicina alla gente e di tutti i consiglieri comunali, per quelli che ho avuto la un lavoro di squadra, quindi è un lavoro di squadra, ivi compresi i consiglieri comunali della minoranza. C'è massimo rispetto per le attività che vengono svolte dai miei uomini e dalla polizia locale in genere. C'è un grande staff di natura amministrativa, dalla segretaria ai miei colleghi, che contribuiscono in maniera fattiva allo sviluppo e al mantenere la legalità sul territorio e quindi anche agli atti che vengono posti in essere. Una patata bollente arrivata, insomma, così all'improvviso, per fortuna, insomma, non c'è stata una tragedia, sono stati colpiti solo gli immobili. Cosa farete adesso nei prossimi giorni, comandante? Guardi, per questa situazione? Con il sindaco Caso abbiamo concordato con le forze
con le altre forze di polizia perlomeno di evitare fenomeni di sciacallaggio. Abbiamo transennato le due strade di via Liguori e la strada di via Donizetti, evitando così, e le abbiamo illuminate a giorno anche di notte. Un plauso va alla stazione dei Carabinieri e al suo comandante, così come agli uomini della Polizia di Stato e i suoi dirigenti, per quanto stanno facendo e per quello e per l'apporto che stanno dando alle popolazioni che in questo momento hanno subito questo grave danno. Benissimo, noi vi ringraziamo, vi terremo informati sull'evolversi della vicenda e per il momento vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxnews.it. Grazie. A lei.